Beh, prima di tutto sto a contatto con la natura, che è la cosa più bella, e poi insomma faccio dei lavori che mi danno grande soddisfazione, insomma, mi accontento delle cose piccole, ma sono quelle più belle, più vere poi alla fine. Credo che non solo io, ma tutti quelli che hanno fatto parte della mia epoca oggi sarebbero felici di giocare con un calcio dove soprattutto gli attaccanti sono protetti ovviamente da queste nuove regole. Se solo penso ai 9 metri e 15 per un calcio di punizione, beh, dico, mi sarebbe piaciuto anche ai miei tempi. Pacchi di lettere da tutte le parti del mondo, 17 anni dopo che tu hai lasciato il calcio. Perché? Che cosa vedono ancora nell'uomo baggio dopo che il calciatore non esercita più? Non lo so, forse perché avanzano tutti dei soldi, si ricordano di me. No, io non lo so, è una cosa bellissima, sorprendente, perché come hai detto giustamente sono passati tanti anni, però credo che forse la semplicità che mi ha sempre contraddistinto nella mia vita, insomma, e forse la gente apprezza questo. Comunque a cui tutti eravamo legati, due esempi nel mondo del calcio importanti, hanno segnato un'epoca, hanno fatto la storia del calcio mondiale, per cui io ho avuto la fortuna tra l'altro di averli come amici e ho perso forse più di qualcun altro. In quest'anno di partite di calcio senza appassionati allo stadio, ti convince questo calcio o ti manca qualche cosa? Beh, credo che il calcio senza il pubblico veramente sia tristissimo. Al di là delle qualità delle partite, dell'interesse, dell'importanza, senza il tifoso è veramente triste, dai. Uscirà il film Il Divin Codino prossimamente su Netflix. Cosa ti piacerebbe che il pubblico capisse con questo film un po' di più sulla tua avventura umana? Credo che le difficoltà, no? Le difficoltà che tutti possono incontrare nella loro vita, io ho voluto mettere in risalto ovviamente questo, il fatto che comunque non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo andare avanti, che dobbiamo avere comunque al di là di tutto un grande amore verso i nostri genitori e dare tutto, non avere rimpianti e arrivare alla fine ed essere soddisfatti del percorso che abbiamo fatto.